particolare con le ultime modifiche che ci sono state con il decreto di febbraio, il Semplifica Italia, ma in relazione a tanti settori che si sono sviluppati, tipo la videosorveglianza, le informative, richieste di consenso che devono essere sempre più dettagliate, più accurate, le fattispecie di reato a livello penale, ma anche di responsabilità civile. Che ricordiamoci che il trattamento dei dati personali è considerato a tutt'oggi dal legislatore come un'attività pericolosa. Cioè, ogni volta che ci si imbatte in una violazione del diritto alla riservatezza, noi ci troviamo di fronte a una fattispecie in cui il legislatore dice, alla pari di altre attività pericolose, che il trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, è un'attività appunto pericolosa. Vi cito semplicemente una recente sentenza di qualche mese fa che fa ridere, ma sostanzialmente è una fattispecie che ha avuto un riscontro anche nelle aule giudiziarie. C'era una signora che parlava con un sacerdote in piazza. Gli è stata fatta una foto da parte dei giornalisti. Questa foto è stata poi pubblicata in un convegno in cui si parlava dei, a Chioggia era, di collaboratori dei sacerdoti. Questa signora si è sentita violata nella propria immagine, nella propria riservatezza, perché abbiamo detto tante volte che tra i dati sensibili rientra anche l'appartenenza a una confessione religiosa. Questa foto, estrapolata da un contesto generale, quindi era stata fatta in piazza senza nessun riferimento specifico, portata però all'interno, diciamo, di un convegno con un carattere ecclesiale, ha comportato che c'è stata la condanna da parte sia del giornale sia di chi ha organizzato il convegno per violazione del diritto all'immagine e alla riservatezza. Perché abbiamo detto che semplicemente un'immagine è un trattamento di un dato personale. Questo per dire fino a che punto oggi arriviamo e arriveremo sempre di più, perché la sensibilità nella tutela dei dati personali, una sensibilità che nell'ambito dell'opinione pubblica si accresce, non diminuisce. Non vi sto a parlare adesso di tutti i problemi che sorgono con i social network, con la violazione dell'immagine, con l'intrusione da parte di soggetti terzi all'interno di un profilo. C'è stata una statistica recente che più dell'80% dei datori di lavoro, prima di assumere una persona, vanno a vedere il profilo su Facebook di quel soggetto. Quello che scrive, quello che pensa, quali sono le sue amicizie e via dicendo. C'è un problema però, c'è un problema diverso, nel senso che non è stato mai chiaro da parte della società Facebook, Zuckerberg, non c'è stato mai una politica di privacy policy chiara, nel senso che oggi dobbiamo stare molto attenti, i servizi sono gratuiti, apparentemente. Parliamo di Gmail, quindi Google, parliamo di Facebook. Uno entra, si iscrive, crea un account, tutto gratis, servizio gratis. In realtà l'utilizzo di quei dati, quando uno dice accetto, accetto, accetto tutte le condizioni che poi non legge mai nessuno, ma in realtà si dà la possibilità, quasi una delega in bianco, quasi che uno firma una cambiale in bianco di trattamento di dati personali da parte di questi soggetti per scopi di profilazione della clientela, pubblicità, quello che voi volete. Quindi, che significa questo? Attenzione, in realtà non c'è questa tutela della riservatezza che noi pensiamo, specie nel momento in cui si offrono dei servizi così gratuiti, perché di gratis oggi purtroppo non c'è quasi nulla. Questa era solo una breve premessa di carattere generale su quelli che oggi sono, diciamo, i profili di responsabilità che sono emersi in materia di privacy.
E sempre, ancora senza entrare nel merito, ma mi riferisco semplicemente a recenti, perché io vado molte volte in azienda, anche ovviamente per seguire gli aspetti legali, perché sono avvocato di quella struttura, ma anche per controllare in materia di sicurezza, come sono messi. Andavo su un albergo, faccio semplicemente un esempio. Allora, innanzitutto c'era il sistema di videosorveglianza, tutto a posto perché ovviamente l'avevamo fatto noi, il cartello, tutto messo bene, e questo aveva spostato la telecamerina e controllava i lavoratori. Perché, ha detto, non è che voleva controllare i lavoratori, voleva mettere la telecamera sulla cassa per vedere se qualcuno andava a rubare, però in realtà c'era un controllo indiretto dei lavoratori perché quel soggetto lavorava sempre lì, il dipendente. E quindi non era possibile gestire un sistema di videosorveglianza in quella maniera, più pur se formalmente era tutto ok. Questo è solo un esempio. Un altro esempio: avevano due PC, mi ricordo, in cui con un'unica password e un unico credenziale di autenticazione entravano sostanzialmente tutti. Ma è più comodo perché altrimenti noi dobbiamo stare sempre a cambiare l'account per il gestionale, per gestirlo in maniera più veloce. Questo era la teoria, tutto a posto per velocizzare. Bene, due mesi dopo che ho fatto questa visita mi ritrovo che questa azienda era stata sanzionata, era arrivata una fattura da parte della Telecom di 6.000 euro. Per cosa? Perché un dipendente, mentre lavorava, invece di lavorare, a un certo punto si era messo a navigare su internet. In quel posto non c'era connessione, diciamo, un sistema a pagamento mensile di internet, la DSL flat, ma dovevano ogni volta connettersi, e questo ogni volta che si connetteva 6.000 euro di fattura. Chi è entrato lì? Non si sapeva, perché la password era generica. O meglio, nella sostanza si sapeva chi era, ma formalmente non potevi dire nulla nemmeno a quel soggetto, non potevi nemmeno avere la prova. Noi in passato abbiamo fatto, mi ricordo, un seminario semplicemente per il rapporto datore di lavoro-lavoratore in materia di privacy, e abbiamo anche sul sito il regolamento aziendale per poter eventualmente, in caso di necessità, accedere alla posta elettronica e documentazione che ha un determinato soggetto perché lavora in quella struttura. Oggi voi dovete sapere che questo per il datore di lavoro, anche viceversa, in materia di privacy non è possibile, a meno che non ci sia una preventiva comunicazione e approvazione del regolamento aziendale, in cui si dice chiaramente il datore di lavoro nel momento dell'assunzione, del cambio di mansione o quant'altro, fa questo regolamento, lo fa approvare ai collaboratori e dice: attenzione cari miei, voi potete utilizzare diciamo l'email aziendale anche per, diciamo, ricevere posta personale, però io posso accedere a quella email, quindi attenzione, cioè utilizzata con gran usanza. Questo è quanto emerge oggi anche dalla giurisprudenza. Quindi che significa? Bisogna sempre, e lo vedremo anche al termine di questa relazione che io farò con gli ultimi provvedimenti che ci sono stati, che sembrano semplificare la vita, ma in realtà la complicano ulteriormente. Io vi anticipo già la conclusione, vi anticipo, perché questo decreto semplifica, prima Salva Italia e poi Semplifica Italia, in realtà complica la vita, non semplifica nulla. Questo è avvenuto in tanti altri settori e avviene anche in materia di privacy. E vi spiego il perché. Iniziamo con una breve carrellata, diciamo. Allora, qui adesso cosa fa? È andato via la connessione. Eccola. Ecco, lì è ritornato, ma qui non riesco a connetterlo. Nessuna connessione, forse è andata via. No, ti ho dato stand by. Allora riproviamo un attimo. Se spengo la luce meglio. Penso di sì. Ah,
Allora, qui ci siamo. Qua non ci siamo. Però non fa niente. Se Emanuele dopo c'è 2 secondi, ma si sta vedendo, ma non fa nulla perché tanto posso muovermi anche diversamente. Allora, partiamo con l'indice. Di cosa tratteremo oggi? Allora, faremo una breve introduzione alle ultime modifiche che ci sono state con il decreto Salva Italia e Semplifica Italia, l'ultimo di febbraio del 2012, quindi recentissimo. Un inquadramento del documento programmatico sulla sicurezza, questo famigerato documento in materia di privacy che comportava tra virgolette delle sanzioni in passato molto pesanti dal punto di vista civile e anche penale. Quindi faremo un inquadramento del documento programmatico sicurezza nel più generale ambito di obbligo di adozione delle misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali. Che cosa era il documento programmatico sulla sicurezza? Perché vediamo che oggi è stato eliminato, questo ve lo anticipo fin da subito. Cosa cambia con il decreto semplificazione e l'adozione dell'obbligo di adozione del documento programmatico sulla sicurezza? Allora, iniziamo dicendo quindi che il codice della privacy, voi lo potete seguire anche tramite le slide proiettate, dopo le rilevanti modifiche che sono state apportate dal cosiddetto decreto Salva Italia, che non vi sto a citare, dello scorso 6 dicembre 2011 perché è già cambiato, è stato oggetto di rinnovato interesse da parte del legislatore. Nell'ambito di un intervento normativo organico, sembrerebbe sulle semplificazioni, volto a semplificare numerosi adempimenti, è stato anche previsto l'articolo 45 del decreto del 5 febbraio 2012 la eliminazione dell'obbligo di tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza. Prima era disposto dall'articolo 34 del codice dell'IPA. Quindi, passo subito alle conclusioni, coerentemente con l'eliminazione di questo obbligo normativo generale, il decreto procede altresì, 1. Sia all'abrogazione delle modalità operative con le quali questo documento doveva essere redatto entro il 31 marzo e aggiornato costantemente ogni anno, sia all'abrogazione della norma diversa che mediante un precedente intervento normativo aveva già sostituito in alcuni casi l'obbligo di adottare questo DPS con un'autocertificazione, anche se avevamo sempre detto che non era opportuno procedere a un'autocertificazione resa dal titolare del trattamento in presenza di determinati presupposi ed avente ad oggetto l'avvenuta adozione delle misure minime di sicurezza che il DPS aveva appunto il compito di certificare e documentare. Obiettivo quindi di questo incontro, come vedremo, è quello di analizzare primo in cosa consistono queste semplificazioni di Monti, per poi valutare le conseguenze concrete di queste modifiche con la finalità di evidenziarne la portata applicativa pratica. Quindi inquadriamo subito il DPS nel più generale ambito di obbligo di adozione delle misure di sicurezza nei trattamenti di dati personali. Ma prima di analizzare quali siano in concreto gli effetti di quest'ultima semplificazione, appare opportuno ricordare sinteticamente in che cosa consistesse l'obbligo di tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza, perché molte cose non sono cambiate. Ecco perché ve lo dico. E per fare ciò occorre inquadrare quest'obbligo, ora abrogato, nell'ambito del più generale panorama delle prescrizioni imposte ai titolari del codice di adottare le misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali che rimangono. Il corollario, diciamo, delle garanzie normative del diritto alla riservatezza è difatti rappresentato dall'obbligo per i titolari o responsabili, se designati concretamente, anche se noi abbiamo detto sempre che il titolare comunque risponde, eventualmente in solido con il responsabile al trattamento dei dati se viene nominato, di adottare opportune misure di sicurezza nei trattamenti da un punto di vista... Allora, queste misure di sicurezza che oggi rimangono sono misure di sicurezza da un punto di vista logico, organizzativo, fisico e tecnico. Sono tutto che poi adesso andremo a vedere nel concreto.
per impedire che le garanzie di legge vengano vanificate dall'assenza di misure specifiche in ordine alla sicurezza del trattamento dei dati personali. In particolare ci riferiamo agli articoli 31 e 33 del codice della privacy, che prevedono l'obbligo di adottare misure preventive. Quindi prima di trattare i dati personali bisogna adottare queste misure. E ci sono due livelli, se vi ricordate, di adozione. Abbiamo le misure di sicurezza idonee e le misure di sicurezza minime. Le misure di sicurezza idonee, di cui all'articolo 31, il cui scopo è quello di ridurre al minimo i rischi per la sicurezza dei dati. Quindi, quali sono questi rischi? Pericolo di distruzione o perdita di questi dati che noi abbiamo all'interno dell'azienda, clienti, fornitori, terzi, di accesso non autorizzato a questi dati, sia sul computer sia sui luoghi fisici dove deteniamo a livello cartaceo i dati personali. Poi ci sono le misure di sicurezza invece minime, di cui all'articolo 33, come meglio però sono individuate nell'allegato B al codice della privacy. Qual è la differenza tra misure idonee e misure minime di sicurezza, entrambe però da adottare preventivamente rispetto al trattamento dei dati? Quelle idonee comportano per il titolare il duplice obbligo di custodia e di controllo dei dati personali in modo da ridurre al minimo, non eliminare del tutto perché è impossibile, i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, non conforme alle finalità della raccolta. Tuttavia, questo è il primo problema, è il concetto stesso di idoneità di tali misure che può variare. Misure idonee, il legislatore non dice cosa sono concretamente, però bisogna adottarle, dice. Perché poi in un eventuale contenzioso si va a valutare queste benedette misure idonee se sono state adottate. L'idoneità va rapportata, dice il legislatore, 1. Alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. Quindi, se determinate misure di sicurezza possono essere considerate idonee in una certa fase, in un certo periodo di tempo, è possibile che non lo siano più se successivamente il progresso tecnico garantisce più elevati sistemi di sicurezza. Bisogna tener conto per l'idoneità anche alla natura dei dati, un conto se trattiamo dati comuni, un conto se trattiamo dati sensibili, in particolar modo i dati sanitari, ma penso non sia il caso vostro. Bisogna tener conto anche delle specifiche caratteristiche di questo trattamento. In conclusione, il concetto giuridico di idoneità delle misure di sicurezza va individuato per relazione, tenendo presente i criteri sopra descritti, che sono per loro natura variabili. Quindi, come ho detto prima, è un problema. D'altra parte, invece, le misure di sicurezza minime, individuate dall'articolo 33 del codice della privacy e dal disciplinare tecnico, l'allegato B del codice della privacy, rappresentano una base fissa invece di principi in materia di sicurezza del trattamento dei dati personali, a quali titolari, responsabili ed incaricati, questi erano i tre soggetti e sono tuttora i tre soggetti all'interno della struttura aziendale cui fa riferimento dal punto di vista appunto soggettivo: il titolare del trattamento dei dati, che è l'azienda stessa in persona del legale rappresentante, il responsabile se designato, che può essere interno o esterno rispetto alla struttura, l'incaricato, cioè il singolo collaboratore, persona fisica, che manualmente mette mano al trattamento dei dati personali o sul PC accede ai dati personali o manualmente accede ai dati personali cartacei, ai faldoni dell'azienda, tanto per dire. Quindi dicevamo, queste misure idonee non sappiamo cosa siano, ci sono solo dei criteri di carattere generale. Le misure minime invece sono esplicitamente previste all'articolo 33 del codice della privacy nell'allegato B. Sono una base fissa di principi, importante questo saperlo, in materia di sicurezza e trattamento dei dati personali, ai quali tutti i soggetti coinvolti nell'azienda in materia di privacy devono conformarsi, essendo ovviamente liberi di adottare anche standard di sicurezza più elevati,
ovviamente rispetto a quelli normativi minimi richiesti dal codice della privacy. Quindi la disciplina in materia di misure minime di sicurezza prevede alcune regole di carattere generale che sono appositamente specificate in questo allegato B. L'adozione di queste misure minime era e rimane un obbligo che grava in ogni caso su tutti i titolari del trattamento dei dati personali, sia se trattiamo questi dati solo manualmente, quindi non abbiamo computer, cosa penso quasi impossibile, però ci possono essere anche questi casi, e sia nel caso in cui trattiamo questi dati e li inseriamo all'interno di strumenti elettronici, computer, smartphone, qualsiasi cosa voi volete, un iPad, e rappresenta una piattaforma per rendere conformi tali trattamenti alle prescrizioni normative volte a garantire un livello minimo di protezione dei dati personali. Voi ricordate, per chi c'è stato negli anni passati, come spiegavo che questa differenza tra misure minime e misure idonee comporta anche un diverso livello di responsabilità per l'azienda. Cioè, se il garante privacy viene in azienda e magari controlla un PC e valuta che non sono state adottate misure minime, semplicemente il fatto che non c'è la password inserita, non ci sono le credenziali di autenticazione, non c'è un antivirus, non c'è il firewall, tanto per dire, ci può essere anche una sanzione di carattere penale. Ci può essere una sanzione sicuramente di carattere civile. Vedete la gravità? Poi andremo ancora più nello specifico. Eliminate il DPS, ma rimane sostanzialmente. Rimangono tutti gli obblighi. Tutti gli obblighi rimangono. Con gravi sanzioni che sono rimaste, anzi sono state aumentate nel tempo. Sanzioni. Questo è l'assurdo oggi del decreto semplificazione, già ve lo anticipo. L'adozione di queste misure minime di sicurezza, che ovviamente bisogna conoscere dalla A alla Z, richiede diversi adempimenti in rapporto alla tipologia del trattamento dei dati effettuato. Difatti, il trattamento dei dati personali in base all'articolo 34 del codice della privacy, effettuato con strumenti elettronici, quindi computer ad esempio, è consentito solo se sono adottate le seguenti misure minime. Ripeto, bisogna conoscerle tutte, che possono anche cambiare nel tempo. L'ignoranza della legge non scusa, quindi significa che se uno non le sa queste cose, il legislatore dice: non mi interessa, le devi sapere perché sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale e quindi tu ti devi attenere a questo che adesso vi dico. 1. Autenticazione informatica, e questa rimane. Significa ad esempio, se voi avete un PC non potete, come dicevo prima, accedere prima indiscriminatamente appena si apre il computer, giusto per fare un esempio concreto, ma qui Emanuele è più esperto di me, e non è che ci sta un'unica credenziale di autenticazione, un unico utente, un'unica password che tutti fanno come vogliono, no? Cioè questa è, diciamo, una prima prescrizione per ogni computer, io dico, perché in un computer possono accedere 2, 3, 4 persone, una persona solo, dipende. Bene? Che cos'è quindi questa autenticazione informatica? Dice il codice: l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità. Il legislatore vuole sapere, ma lo deve sapere il titolare dell'azienda, l'identità del soggetto che opera in quel momento su quel PC. E cosa fa? Per capire ovviamente di chi è la responsabilità se succede qualcosa. B. Adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione. Anche questo l'abbiamo spiegato in passato. Per credenziali di autenticazione si intende i dati, i dispositivi in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica. Ok? Username, password. Ogni soggetto deve avere la propria, non si può accedere con quella degli altri. Tante volte uno dice: ma come faccio io a accedere? Per accedere all'interno del computer in quel programma ci può accedere solo per... No,
anche lì diciamo, il software dovrà prevedere la possibilità all'interno dell'azienda di far accedere più soggetti con modalità diverse all'interno di quel software. Tutte prescrizioni che vi dico, quelle in gialletto, rimangono obbligatorie, ci sono state e rimarranno in futuro. Utilizzazione di un sistema di autorizzazione. Quindi non basta sapere chi opera con quel computer, non basta far sì che quel soggetto abbia un codice identificativo univoco, una password, un username specifico, ma ogni soggetto non può accedere a tutti i dati all'interno dell'azienda, perché magari avremo quel soggetto che fa solo quel tipo di attività e accede solo a quei documenti. Un altro soggetto farà altre cose, accederà ad altre cartelle. Quindi bisogna utilizzare obbligatoriamente un sistema di autorizzazione. Quel soggetto, dipendente, collaboratore, è autorizzato ad accedere a quei dati e non ad altri, o a tutto, però il titolare si assume la responsabilità che quel soggetto può entrare in tutti i dati personali. Aggiornamento periodico, dice periodico, dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici. Cioè ogni incaricato che entra, diciamo, nel computer, quindi in un determinato momento, al momento dell'assunzione, ad esempio, gli vengono dati alcuni compiti. Poi nel tempo può cambiare anche la mansione di quel soggetto all'interno della realtà. Prima magari si occupava di amministrativo, oggi si occupa di vendite. Cioè, e per occuparsi di vendite può accedere a, magari al database dei clienti con alcune caratteristiche che magari sono state inserite. Magari quel soggetto è protestato, quel soggetto, quindi per capire come si può muovere all'interno dell'azienda, che tipo di offerta fare, che tipo di profilazione l'azienda ha fatto per quel cliente, perché magari è più o meno salvibile, gli si può fare più o meno lo sconto, per dire, cosa che magari un altro soggetto non ha bisogno di accedere, il magazziniere ad esempio non ha bisogno di accedere a questi tipi di dati sulla solvibilità dell'azienda. Quindi capite? Il discorso è che nel tempo può anche variare per il singolo soggetto la possibilità di accedere o meno ad alcuni dati aziendali. Ma questo va individuato e va aggiornato questo, periodicamente questo dato, cosa che il DPS lo fa, chiaramente ci sono dei modelli tipo, ogni anno uno sa che deve comunque completare quelle schede e quindi ci va obbligatoriamente a vedere se questo l'ha fatto, questo non l'ha fatto. Lì c'è scritto l'aggiornamento ad esempio antivirus se è stato fatto, il firewall, ecco, fa il censimento di tutti i PC e via dicendo. Un altro obbligo che rimane, perché è una misura minima di sicurezza, è la protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici. Lo sapete, firewall, antivirus, sistemi ad esempio ancora più complicati per dare maggiore sicurezza all'azienda che soggetti, quante volte vi è capitato che magari dall'esterno vi accedono al PC e magari voi dovete telefonare a Emanuele o ad altri per all'interno della Unisoft per dire come posso sbloccare perché qui magari c'è un problema che si è verificato con un virus o quant'altro. Quindi adottare sistemi affinché vi siano accessi non consentiti. L'ultimo caso che mi è capitato 15 giorni fa circa è quello di tre soggetti contemporaneamente in una giornata, mi hanno telefonato, uno da Fabriano, un altro diciamo da Montecassiano, comunque erano tre soggetti che avevano avuto tutti lo stesso problema. Darsi ce l'avete anche voi adesso. C'è un sistema oggi che si chiama Programma Italia, capitato a nessuno, che vi manda delle fatture, voi non sapete nulla perché siete entrati in un programma specifico e dovete pagare il canone a questo Programma Italia. Vi arriva dalle Seychelles
una fattura, uno dice, vabbè, la prima volta ride, non succederà più, arriva sull'email nome, cognome, data di nascita, tutto quanto, fattura perché voi avete dato l'ok, tutto quanto, vi dice la registrazione il momento in cui siete entrati e vi identifica anche il PC da dove siete entrati, cioè una cosa formidabile. Se voi andate su ADUC, che è l'associazione dei consumatori, vedete che questo è un sistema di truffa. Allora, la prima volta nemmeno io sapevo che c'era stata questa truffa, ho detto vabbè, non risponde perché un'email è così informale, a chi risponde? Non risponde a nessuno, ok? Va bene. La volta dopo, tramite un legale hanno scritto e gli hanno mandato questa raccomandata. Se non pagate quella somma più gli interessi, la somma non era alta, 100 euro, quindi alla fine la pago, poi che mi importa, c'era di mezzo un avvocato, non pagate. Terza lettera, vi diffido presso il tribunale regionale, aveva scritto, regionale. E tre soggetti che mi hanno chiamato contemporaneamente sempre per questo problema, avevano identificato, gli è arrivata la raccomandata a casa, raccomandata con un legale, tutto perfetto. Oggi c'è in procura della Repubblica a Roma, diciamo, molti consumatori hanno fatto una class action contro questi soggetti, però per dire, alcuni hanno pagato, non sapendo perché, non so come sono riusciti ad accedere a quei dati, ci sono modalità. Sono entrati nel PC di quella struttura, quel dipendente che ovviamente anche nei confronti del datore di lavoro si trova un attimo, ma dove sei andato? Cioè, che hai fatto? Che fai? Non lavori? Cioè, c'erano anche questi problemi tra lavoratore e datore di lavoro. Non lavori, allora accedi a questo, a quell'altro. In realtà era una truffa, però tanto per capire i problemi che possono sorgere non salvaguardando adeguatamente gli strumenti elettronici dell'azienda, dell'ente. L'adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi. Voi sapete meglio di me come oggi questo è un obbligo previsto dalla legge, ma anche se non lo prevedeva la legge, chi è che non ha una copia di sicurezza? Anzi, le copie devono essere aggiornate, perché noi abbiamo necessità di avere disponibilità, diciamo, dei nostri dati costantemente. Io per dire, con questo strumento, Maurizio mi ha fatto il collegamento direttamente al mio studio legale. Io da qui posso vedere in qualsiasi momento una pratica che ho all'interno del mio studio, cedendo con una particolare... Ma questo serve perché dobbiamo avere sempre, costantemente, monitorare i nostri dati, averli aggiornati per rispondere sempre di più alle esigenze della clientela. Immaginate semplicemente se vi si distrugge tutto il vostro database, non avete più l'elenco dei clienti, dei fornitori, non sapete più quel soggetto se ha pagato o non ha pagato, perché magari abbiamo fogliettini, non è che sempre si sta lì precisi a fare la fattura di acconto, la fattura, diciamo, a saldo, oppure per dire una cosa. Immaginate semplicemente se non avete più la disponibilità, l'accesso ai dati personali dell'azienda. Io penso che, anche se ovviamente l'azienda non chiuderà per questo, però sicuramente un danno enorme voi lo avete, semplicemente perché non avete adottato una misura minima di sicurezza, che al di là quindi dell'obbligo previsto dalla legge è a vostra tutela. Io ci tengo questo a dirlo perché... Prima di un obbligo, questa è un'opportunità per l'azienda, è un'opportunità. A me molte volte mi ha salvato da determinate situazioni. Immaginate solo se io perdo i dati dei miei clienti di una causa, semplicemente quello, per un incendio, un allagamento, io parlo solo dei dati cartacei, non quelli che ho sul computer. Questo è capitato in molte aziende. Ricordo un'azienda che è venuta a fare il corso della privacy semplicemente perché poco prima, io l'avevo già detto, però un soggetto si è intromesso in quella realtà, ha portato via non i soldi ma l'hard disk, è entrato solo per prendere l'hard disk. Sicuramente era una società concorrente, adesso non voglio nemmeno indagare nel merito, però ci sono questi casi. Però non è una realtà, uno dice, che so, ha fatturato da 10 milioni di euro, Abbiamo di piccole realtà che ci sono
qui anche qui nella zona. Oh, la lettera G è stata eliminata, tenuta di un aggiornato documento sulla sicurezza, ma era solo una delle misure minime che adesso vi sto a elencare. Ecco perché vi dico, non è cambiato nulla sostanzialmente, solo questa è stata tolta. Adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinare i trattamenti dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari. Non penso che qui ci sia una struttura sanitaria, quindi questo bypassiamo, andiamo avanti. Come già si intuisce, ma io ve l'ho detto, dalla mera lettura dell'elenco delle misure minime, queste sono le misure minime di sicurezza, sarebbe gravemente erroneo ritenere che il decreto semplificazioni abbia totalmente eliminato l'obbligo per i titolari di adottare le misure di sicurezza nei trattamenti, sia minime, che ve l'ho dette, sia soprattutto idonee, di cui non conosciamo, diciamo, la portata concreta. Ma ci sono solo dei criteri generali, come vi ho detto prima. Quindi il decreto, con l'abrogazione della sola lettera G, ha semplicemente eliminato il mero obbligo di documentare, attenzione, questo è un passaggio importante, ha semplicemente eliminato il mero obbligo di documentare l'adozione di quelle minime, misure minime, adozione che era e resta obbligatoria. Come restano in vigore le relative dettagliate modalità tecniche ed esecutive previste dall'allegato B. Quindi salvataggio ogni 15 giorni, il firewall aggiornato, l'antivirus aggiornato, cioè tutte queste cose rimangono sempre comunque. D'altro canto, e questa è un'altra particolarità che a tante persone sfugge, il trattamento dei dati personali effettuato anche senza l'ausilio di strumenti elettronici. Uno dice, io non ho il computer, oppure il computer non ci metto nulla, non ci metto i dati personali, non devo, la privacy a me non mi riguarda. No, è consentito, quindi il trattamento dei dati personali, quindi solo a livello cartaceo, se vengono adottate le seguenti misure minime che rimangono. A. Aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative. Quindi il singolo incaricato che oggi è all'ufficio amministrativo, domani è all'ufficio vendite, oggi tratta dati che sono in quell'ufficio, per dire che domani tratta dati che sono nell'altro ufficio, bisogna aggiornare quindi l'individuazione dell'ambito dei trattamenti per cui quel soggetto può. Noi abbiamo una lettera facsimile per tutti gli incaricati tramite il software in cui si dice, basta che compila alcune schede, cosa può fare questo soggetto. Bene, può accedere alle vendite, bene, può accedere a questo. In due secondi si stampa la lettera d'incarico, e la lettera d'incarico che era prevista nel DPS è una lettera che a me mi consente di avere una garanzia documentale che io gli ho detto, tu puoi accedere solo lì perché sei entrato invece negli altri documenti che non ti ho consentito, per dire, solo un esempio. Quindi semplificazioni non ci sono state. Anzi, diremo ci sono stati dei rischi, perché non documentare questo in maniera sistematica non ci permette oggi di fare una checklist di quello che se stiamo a posto o non stiamo a posto. Previsioni di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti. Bisogna informare il collaboratore di quello che può o non può fare, informare e formare, che ne sa? Un dipendente che entra in azienda, se non fa questi corsi, se non legge il codice della privacy su come può trattare quei dati personali, non lo può sapere. Io sfido anche che il datore di lavoro riesca a saperlo se non fa un corso, se non istruisce, diciamo, il collaboratore. Cambiano i computer, cambia il sistema, cambiano i sistemi operativi, cambia il modo di adottare la privacy policy all'interno dell'azienda. Bisogna informare i collaboratori, bisogna dirglielo, prima bisogna saperlo, poi bisogna dirlo. Previsioni di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato, disciplina delle modalità di accesso finalizzate all'identificazione degli incaricati, non solo gli incaricati collaboratori interni dell'azienda, ma vi faccio un esempio. Noi abbiamo
abbiamo tuttora all'interno del software della privacy una lettera semplicemente in cui si dà incarico alla donna delle pulizie o all'impresa di pulizie quando, come e dove può accedere ai nostri dati personali. Basta che la compila, la firma, quindi si sa che quel soggetto può accedere in quell'ora, può fare questo, pulire e basta, sostanzialmente non è che può accedere ai dati, però intanto noi abbiamo la prova documentale di questa lettera di affidamento, così come per gli esterni, società di informatica, qualsiasi soggetto che dall'esterno, il consulente che fa le buste paghe dall'esterno, può accedere ai dati personali dei nostri collaboratori, della nostra realtà. Dicevamo, anche tali misure di sicurezza, quindi stiamo parlando di queste tre A, B e C, sono misure di sicurezza minime che non sono state minimamente toccate, quindi rimangono in vigore dal codice della privacy per chi tratta dati personali anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, quindi solo strumenti cartacei. Che cosa era quindi il documento programmatico sulla sicurezza? Innanzitutto noi sapevamo che questo gravava come obbligo, diciamo penalmente sanzionato, solamente sui titolari che trattano con strumenti elettronici dati sensibili, l'abbiamo detto tante volte, o giudiziari. Dunque questo obbligo non era mai sussistito formalmente dal punto di vista penale, con sanzione penale per i titolari di trattamenti di dati personali diversi da quelli sensibili o per i titolari che trattano dati sensibili ma senza, diciamo, l'ausilio di strumenti elettronici, quindi senza computer, ma solo in maniera cartacea. Questo documento programmatico sulla sicurezza che è stato eliminato descriveva, faceva una fotografia in maniera completa tutte le misure minime di sicurezza poste in essere. Ci garantiva, perché ci diceva questo è stato fatto, questo è stato fatto, questo è stato fatto. C'era un documento apposta. Doveva essere redatto, vi ricordate, dal titolare, dal responsabile e quindi al momento, all'inizio, diciamo, l'azienda si configura o entra obbligatoriamente, cioè tratta dati sensibili con strumenti elettronici, doveva essere aggiornato ogni anno entro il 31 marzo. In alcuni casi, parliamo ad esempio di un SRL, doveva essere la redazione di questo DPS, doveva essere inserita all'interno della relazione accompagnatoria al bilancio di esercizio. Ve lo ricordate? Il DPS, scusate, non doveva essere inviato però al garante, rimaneva all'interno dell'azienda, poi questo l'abbiamo detto, non era obbligatorio che avesse data certa, ma era fortemente consigliato. Per quanto riguarda le modalità operative della sua adozione, non era richiesto che il DPS fosse formalmente adottato con delibera del Consiglio di amministrazione, anche se poteva comunque apparire opportuno seguire procedure interne, ovviamente, di formale adozione. Ad esempio, deliberare negli appositi organi l'adozione della versione finale del DPS, sottoscritta per approvazione sia dai rappresentanti legali del titolare del trattamento che da tutti quelli che a vario titolo avessero collaborato alla sua stesura, tipo il responsabile sulla sicurezza o il responsabile del trattamento dei dati. Che doveva contenere questo documento programmatico? L'elenco dei trattamenti dei dati personali, andavano cioè indicati tutti i trattamenti svolti, inclusa la descrizione degli eventuali database, delle modalità con cui i dati vengono trattati, delle applicazioni utilizzate nei trattamenti, delle modalità di archiviazione e conservazione dei dati, le finalità, gli ambiti di comunicazione, i profili di autorizzazione. Ma perché? Perché ovviamente lo prescriveva come misura minima la legge, non è perché uno voleva scrivere cose in più. Poi c'era la distribuzione dei compiti e delle responsabilità, quindi compilando la scheda poi alla fine veniva fuori, andava descritto come il titolare provvede alla gestione del sistema di autenticazione. Lì chiaramente veniva detto questo soggetto ce l'ha o meno la password, username, quando gli è stata data, il sistema di autorizzazione, i sistemi antivirus, antintrusione, il backup, come si faceva concretamente, su quale supporto andava, esterno,
le procedure di aggiornamento del DPS. Poi, una volta compilato il primo anno, diciamo, i documenti principali erano, o meglio, i dati principali erano già stati inseriti, a meno che non facciamo uno stravolgimento degli strumenti elettronici, ma non è che si andava a scrivere abbiamo questo PC assemblato pure specifico, abbiamo questo PC con questo antivirus, questo sistema operativo, perché una volta inserito, è inserito. L'analisi dei rischi che incombono sui dati, cioè ci chiedevo ovviamente, perché come ho detto prima è importante saperlo, quali sono i rischi che incombono sui dati. L'elenco era dettagliato. Quali sono questi possibili rischi? Distruzione dei dati, accesso non autorizzato alle informazioni, indisponibilità dei sistemi, presenza di informazioni errate. Adesso mi viene in mente indisponibilità del sistema, a me mi è stato detto l'antivirus l'altro giorno, non ho fatto in tempo ad aggiornarlo, il giorno dopo mi è venuto un virus, praticamente mi ha oscurato completamente. Io sono sicuro che me l'ha mandato quelli lì perché non l'ho pagato. Sicuro, cioè non è possibile che il giorno dopo ti... cioè, infatti l'ho aggiornato, si è schiarito automaticamente. No, è bello perché la schermata che mi è venuta fuori era la polizia inglese. Attenzione, polizia inglese ti sta indagando. Dopo aver descritto i rischi, il titolare doveva procedere a elencare le contromisure che per ogni rischio individuato erano posti in essere come misura di protezione, tenendo conto che le misure possono essere graduate per classi di dati e che la medesima misura può avere effetto su rischi diversi. Perché si diceva questo? Quali erano i rischi e quali erano le contromisure? Perché abbiamo detto, nonostante noi adottiamo tutte quelle precauzioni che sono previste come misure minime, il garante dice che bisogna adottare anche quelle idonee. Perché se c'è un danno che noi arrechiamo a qualcuno, o all'interno dell'azienda, quindi un collaboratore, o all'esterno dell'azienda, dobbiamo dimostrare di aver adottato le misure idonee, perché il trattamento dei dati personali, come ho detto all'inizio, è attività pericolosa. Ecco perché c'era, diciamo, tutta questa... Le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati e la protezione delle aree e dei locali rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità. Anche questo era all'interno del DPS. In tale parte del DPS andavano descritte ad opera del titolare i criteri adottati per garantire integrità e disponibilità dei dati. Quali sistemi di autenticazione, autorizzazione sono implementati presso l'organizzazione, quali sistemi antivirus e anti-intrusione sono in uso, quali sono le procedure di sviluppo, avviamento di nuove applicazioni, come avviene la gestione degli aggiornamenti dei programmi, come sono organizzati gli archivi degli utenti, quali misure sono poste in essere per la protezione delle aree e dei locali, quali procedure per la vigilanza e via dicendo, le misure antincendio, non so, per l'allagamento bisognava dire che noi ad esempio a livello, ma queste sono misure minime che uno non ci pensa se non fa un DPS, cioè se noi teniamo ad esempio i nostri faldoni con le pratiche dei clienti per terra, anche se sono ben custoditi, in realtà c'è un allagamento, quindi bisognava dire che era in un sistema sopraelevato. E poi per dire anti-ignifugo il materiale, quindi anche il materiale doveva essere adottato, doveva essere coerente, sì, no, per dire, però uno ci pensa solo se deve fare un DPS, no? La descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati. Se succede qualcosa ai nostri dati, che sistema noi abbiamo adottato per ripristinare la disponibilità di quei dati? Qui Emanuele è pure più esperto di me. La previsione degli interventi formativi. Ovviamente prima doveva essere descritto obbligatoriamente all'interno, diciamo, del DPS ogni volta, infatti si rilascia l'attestato di partecipazione proprio per documentare che noi, i nostri collaboratori o noi stessi, come datore di lavoro, come collaboratore, abbiamo partecipato al corso, quindi c'è la prova a posto, questo è informato, quindi non mi puoi dire un domani tu lavoratore che non sapevi nulla, come trattare i dati e via dicendo, che dovevi mettere una password, che... No, hai fatto il corso,
oppure il datore di lavoro si è informato, ha formato poi all'interno della struttura, tutto a posto. Scusa, oggi non bisogna... Scusa, a tale proposito, se stai parlando di questo, prima che poi ve ne andate, se no magari alla fine mi rilasciate i nomi con le mail in modo che... evito di dimenticarmi di mandarvi gli attestati fatti bene a tutti, in modo che con chi il nome di chi ha partecipato e l'indirizzo email. Ci queste... Queste le metteremo al limite del sito con la loro password. Noi, allora, sul sito noi abbiamo ovviamente tutte le misure minime che vanno adottate, sostanzialmente sono quelle importanti sapere. Certo. Ok? Questo. La descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza dei dati affidati all'interno della struttura. Allora noi abbiamo l'avvocato che ci cura la pratica legale, il commercialista che ci fa la pratica commerciale, il consulente del lavoro che ci segue questo aspetto, il consulente informatico che ci segue l'aspetto della manutenzione e quant'altro. Oggi ci dice il garante, non è più un obbligo, diciamo, descrivere i criteri per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza anche all'esterno. Cioè oggi noi non ci dobbiamo, secondo il garante, più preoccupare formalmente se quel soggetto che tratta i nostri dati ci ha adottato le misure minime di sicurezza. Cioè, immaginate l'assurdità. Però rispondiamo lo stesso. Questa è in tutta propaganda. Non vi sto a spiegare quello che è successo per gli avvocati. Tutti ce l'hanno contro gli avvocati, però in realtà, vabbè, anche lì hanno fatto una manovra, tutto libero, liberalizziamo tutto quanto, ma liberalizziamo che gli avvocati in Italia sono un'enormità, bisogna ovviamente liberalizzarli, no, faremo un accesso più selezionato che ne sanno di meno, no, il contrario hanno fatto, cioè liberalizziamo, ma perché? Perché gli importi minimi e massimi sono stati abrogati, le grosse aziende oggi, chi, una piccola digressione permettetela, un piccolo sfogo, le assicurazioni e le banche oggi, prima c'erano i minimi, quindi tu facevi una pratica per loro, sapevi che un minimo almeno lo prendevi, un minimo. Oggi togliendo i minimi massimi, loro che hanno il potere forte ti dicono, bene, vuoi seguire le mie pratiche? Ti do 4 soldi. Oggi è Equitalia che voi conoscete bene, cartelle esattoriali che arrivano in continuazione, anche cartelle pazze, devono ovviamente avere degli avvocati esterni, perché sennò non puoi essere tutelato in sede giudiziale. Allora, per fare un precetto, un avvocato si è presentato a 30 euro per farlo, pur di prendere il lavoro, 30 euro, io non so come riesce a fare un precetto con 30 euro, bene, uno dice 30 euro è impossibile, un altro a 5 euro. Immaginate oggi che mercato selvaggio è venuto fuori con questo sistema, cioè è la cosa incredibile, è la cosa che li mettiamo tutti, ecco, è come quelli che vi chiamano all'ora di pranzo, c'è il titolare? Io ormai ho cominciato a dire, no, il titolare non c'è, quando lo trovo, non lo so, cioè quelli che ti telefonano continuamente all'ora di pranzo, puntuali, o alle 3 di notte ti arriva il fax, 3 di notte ti arriva il fax, pubblicità dei cellulari, l'ultima offerta, sì, quando si telefona alle 3 di notte che è un nastro registrato, ah, no, per dire, anche lì, ha liberalizzato, significa sempre a favore loro, a meno che tu non ti registri sul registro delle opposizioni, che poi non funziona, lo dico chiaramente. C'è un registro delle opposizioni, tu ti registri lì, non ti potrebbero più chiamare, ma anche lì l'escamotage, perché se i dati erano già negli elenchi prima di una certa data, li possono comunque utilizzare. Quindi... Sì, ma poi non ho capito una cosa, perché io devo iscrivermi sul registro per non far entrare la gente nella mia privacy, cioè parliamo di privacy, invece è quella che io devo comunicare agli altri che la voglio. Quando è spuntato, cioè se parla di tutto. Ma io sono d'accordo, ma infatti è proprio quello. Tu non adotti una password, non hai adottato una credenziale di autenticazione, ci sono sanzioni penali e civili. Certo. Però ti liberalizza perché risparmio e non fai più il DPS. Ma come lo documento io? Come faccio a saperlo se ho fatto tutto o non ho fatto tutto? Se non ho un DPS aggiornato che ogni anno mi fa la fotografia se sto a posto o non sto a posto, io gli presenterò quello e poi. Ma che mi viene a controllare adesso, le dirò, all'interno dell'azienda se l'ho fatto. No, ma ci arriviamo, appunto. Tale parte del DPS poteva contenere a titolo esemplificativo quindi una descrizione delle specifiche finalità, modalità, ambiti di comunicazione autorizzati, una dichiarazione dell'ente esterno, cioè il consulente che fa le paghe, anche lui mi doveva mandare, c'avevamo i facsimili, me la firmava, a posto, bene, tu mi dici che stai a posto, io sto a posto anch'io, se tu me lo dici, se poi non hai adottato, è il problema tuo. Non posso venire lì in azienda a controllarti? Invece ne rispondo io.
e ci abbiamo la prova però, attenzione prima. Copia del documento programmatico del soggetto esterno se dovuto o comunque disponibile. Cioè bastava che quello mi dava il suo documento programmatico di sicurezza e sto a posto. Piani di controllo se disponibile relativa alla vigilanza sull'attività del soggetto esterno. Poi su questo sorvoliamo i criteri di cifratura o separazione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale. Andiamo alle conclusioni. Cosa cambia con il decreto semplificazione e l'abolizione dell'obbligo di adozione del documento programmatico sulla sicurezza? A questo punto occorre analizzare e valutare l'impatto pratico derivante dall'eliminazione del DPS nell'ottica dei titolari del trattamento e delle scelte in materia di politiche del trattamento dei dati. La formulazione delle norme di cui all'articolo 45 del decreto semplificazione non lascia spazio ad alcun esercizio interpretativo. L'avvocato non è che può dire una cosa per un'altra. L'obbligo è semplicemente eliminato. Tale scelta del legislatore, nel corso degli anni più volte auspicata, molte volte si è detto togliamo la privacy, da molte categorie di titolari che da sempre hanno ravvisato nel DPS un adempimento burocratico e costoso, tanto che alcune stime economiche, questo l'ha detto anche Monti, degli effetti dell'abrogazione parlano di un risparmio di circa 500 milioni di euro per i titolari del trattamento. Sì, se mi toglievi tutto, sì. Comporta però una serie di rischi anche a livello di percezione presso le categorie interessate di cosa effettivamente comporti l'eliminazione del DPS. Se oggi non facciamo questa, diciamo, questo discorso, questo incontro, uno dice eliminato il DPS, la privacy non si fa più a posto. Percezione chiara, se vi spiegavo solo questo. Invece no. E su tali rischi che si intende nel proseguo soffermare la nostra riflessione. Un primo aspetto riguarda il rischio che la semplificazione introdotta, ve l'ho già detto, sia percepita come comportante la totale eliminazione degli obblighi normativi, che invece impongono anche dopo il decreto semplificazione di adottare scrupolosamente le misure di sicurezza, sia minime sia idonee. Non sono state eliminate, ci sono tutte. Ciascun titolare dovrebbe poi ricordare che l'omessa adozione di queste misure minime, che vi ho detto prima dettagliatamente, troverete anche sul sito di Unisoft, resta pesantemente sanzionata, sia in sede amministrativa che penale. Facciamo l'esempio, articolo 162,2 bis, che prevede in caso di trattamento di dati personali effettuati in violazione delle misure indicate all'articolo 33, è altresì applicata una sanzione amministrativa. In ogni caso comunque la sanzione del pagamento di una somma, attenzione, da 10.000 a 120.000 euro per mancata adozione di una misura minima. Essendo, immaginate oggi, il governo c'ha bisogno dei soldi, basta che trova che vi manca l'adozione di una misura minima, può fare una sanzione somma da 10.000 a 120.000 euro, essendo in tale ipotesi, attenzione, escluso il pagamento anche in misura ridotta, non c'è nemmeno in misura ridotta. Articolo 164 bis, che prevede in caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni, ad esempio prescritte in maniera di misure minime di sicurezza, di più violazioni di un'unica o di più disposizioni, vi beccano più volte perché non avete adottato o una misura minima o più misure minime, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento da 50.000 a 300.000 euro, ma vi rendete conto? Non essendo ammesso in tali casi il pagamento in misura ridotta. Ma questo rimane, cioè, è assurdo. Tra l'altro lo stesso articolo prevede che in altri casi di maggiore gravità e in particolare di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni sono applicati in misura pari al doppio e possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore. Pensate un po' che bella semplificazione. Articolo 169, che prevede che chiunque, essendovi tenuto
omette di adottare le misure minime previste all'articolo 33, questa è penale, prima era amministrativa, sono insolito, è punito con l'arresto sino a 2 anni. Salvo il meccanismo di oblazione previsto al secondo comma dell'articolo 138, c'è l'oblazione. Sì, praticamente ti dice un giorno di carcere vale a X soldi, quindi si fa due conti. Non so se preferisci o sicuramente stare in pogliatura da mangiare. Non viene proprio presa in considerazione. Quanto vale, vale. Cioè, ti dà da mangiare di star qua. Un secondo aspetto attiene invece alla più generale domanda circa la qui parliamo e poi voglio dire l'aggiornamento quanto siamo arrivati. 100 euro. Ecco, 100 euro a fronte di così. Un secondo, uno per sapere queste cose, due per avere una persona che ti dà una mano quando stai lì, ho fatto bene che ci capisco alla fine, cioè posso anche non sapere. Un secondo aspetto attiene alla più generale domanda circa la convenienza effettiva dell'eliminazione di questo benedetto DPS. L'obbligo di relazione del DPS fin dall'inizio è stato valutato solo come appesantimento burocratico, invenzione tutta italiana, non prevista nelle direttive, nelle relazioni privacy nazionali. Ah, vi dico anche un'altra cosa, questa normativa già cambierà tutta. Cioè il decreto al di là del decreto semplificazione che c'è stato con Monti, proprio la normativa sulla privacy adesso cambierà tutta, perché in Europa adottano un altro regolamento che diventerà direttamente applicativo, quindi non bisognerà più conoscere la normativa italiana ma quella europea. Ciò ha impedito però di scorgere gli effettivi benefici pratici che da un tale documento derivano, pur se vissuto come oneroso, ad esempio oneroso fino a un certo punto. Si intende cioè dire che fin dall'inizio l'obbligo di redazione del DPS non avrebbe dovuto essere vissuto dai titolari alla privacy obbligati, diciamo, come un adempimento relativo solo alla privacy, adempimento da evitare ove possibile per risparmiare inutili costi. In questo approccio miope si è sempre dimenticato da parte di molti che la tematica della sicurezza delle informazioni all'interno dell'azienda non è una tematica che riguarda solo la privacy, ma attiene alle esigenze ben più ampie della sicurezza d'impresa, inclusa la sicurezza dell'informazione e dei dati, irrinunciabili beni primari della società dell'informazione e dei mercati globalizzati. Oggi è un investimento avere in sicurezza le nostre informazioni, più che un onere. Avere cioè un documento che pur previsto da una normativa specifica consentiva comunque una sorta di fotografia, come ho detto prima, complessiva, sempre aggiornata, della sicurezza, delle politiche sulla sicurezza applicate da ciascun titolare del trattamento alle informazioni e ai dati aziendali, una sorta di checklist dei rischi per la sicurezza delle informazioni e delle correlative soluzioni implementate, non doveva apparire affatto come inutile appesantimento burocratico, come invece l'hanno presentata molti e i suoi ministri, ma piuttosto come efficace strumento di gestione e tutela presso ogni struttura privata o pubblica di beni immateriali fondamentali, informazioni, anche da un punto di vista economico, come i dati e le informazioni. In sostanza, i titolari del trattamento avrebbero dovuto correttamente ritenere il DPS uno strumento da adottare nel loro stesso interesse, ve l'ho detto prima anche in sede giudiziaria, da sviluppare e far crescere nel tempo a livello di completezza di struttura e contenuti, cioè fino a indicarmi quali erano le misure idonee per stare tranquillo, e ciò prima ancora che come adempimento richiesto dalla normativa ritenuta burocratica e generatrice di costi. Quindi, dal 9 febbraio del 2012, quindi adesso, l'obbligo di redazione del DPS o dell'autocertificazione sostitutiva non esiste più, e molti ancora plaudono ad una sorta di liberazione da lacci e laccioli burocratici al risparmio di costi inutili. Domande? Ma quanto potrà effettivamente costare ai titolari l'assenza di un'organizzazione documentale interna, avere al nostro interno un documento chiaro, contenente le linee guida sulla sicurezza delle proprie informazioni, sui rischi e sulle contromisure? Primo quesito. Secondo
quesito. Quali costi per la sicurezza comporterà, ad esempio, affidare i trattamenti elettronici di dati sensibili o giudiziari ad incaricati privi di ogni formazione, che non abbiamo più documentato? Se ad oggi non è più vigente il relativo obbligo previsto dal disciplinare tecnico, poi chi risponde se il nostro collaboratore non è informato? Titolare in primis. Che responsabilizzazione dei fornitori esterni si ottiene? E quali garanzie sui dati? Il consulente del lavoro, detto prima, il commercialista, l'avvocato. Con questa ultima semplificazione, quando non c'è più l'obbligo per il titolare di documentare i criteri per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza dei dati affidati all'esterno della struttura del titolare, non abbiamo più la garanzia che quello le adotta, quindi noi ci possiamo tutelare o ci chiamano qualcuno in causa, no, attenzione, a noi ci ha dato questo, chiamiamo in garanzia l'altro soggetto. E ancora, questo secondo me è ancora più grave, come reagiranno quegli stessi titolari, cioè l'azienda, come reagirà quando in sede di accertamento ispettivo da parte del garante sulla privacy andrà a verificare l'adozione delle misure minime di sicurezza nei trattamenti? Oggi, come fino ad oggi, fino al 9 febbraio, questa verifica era facilitata. Da cosa? Ed era anche spedita, perché gli consegnavamo in copia il DPS per quei tenuti, quei soggetti tenuti. Allora, veniva un'ispezione, comunque c'era una causa, la prima cosa che l'avvocato diceva: ce l'hai il DPS? Sì, bene, lo produciamo, a posto, data certa, non ci può dire che non abbiamo fatto questo. Quindi ogni contestazione è superata, cioè abbiamo un documento interno, abbiamo adottato tutto, a meno che non è falsa, vabbè, è un altro problema, però uno lo deve dimostrare, il contrario non è la prova, è dell'altro. Oggi che fa? C'è un accertamento ispettivo, c'è una causa sulla violazione dei dati personali, e che fanno? Fanno un'indagine e vanno a vedere direttamente se il computer ce l'ha, fanno entrare direttamente, come fanno oggi con le banche. Oggi i nostri conti correnti sono tranquillamente, che privacy c'è? Il garante l'ha detto ultimamente, che privacy c'è? Se le banche oggi accedono ai nostri conti correnti per finalità, diciamo, legate alla lotta all'evasione fiscale, cioè quella è la motivazione, la violazione della privacy non interessa più a nessuno quando ci sono altri interessi. La prima è uguale, perché le banche sa lo stesso, non è legale. La banca sì, ma oggi te lo sa pure l'agenzia delle entrate. Ma prima, subito. Non ti preoccupare, quello è il problema. Sapeva pure prima. Vabbè, però. Indipendentemente dalla privacy, cioè la realtà è un'altra cosa da quella scritta sulla carta. Quindi non c'è la meraviglia se di niente per me questo. Appunto, appunto. Peggio ancora adesso che ti entrano dentro e ti possono fare un'ispezione, ma non solo il garante privacy, c'è una causa e controparte ordina che si faccia un'ispezione in azienda. Oggi tu almeno potevi dire: io c'ho il TPS, mi controlli questo, se tutto va bene, non basta. Oggi invece ti vanno a controllare direttamente sullo strumento operativo. È stata adottata la misura, c'è il firewall, l'antivirus, c'è questo, c'è quell'altro. Uno si trova in balia di qualsiasi controllo, non ha più aggiornamenti perché non sa più quello che dice, perché il codice è rimasto. Quindi se cambia la legge fra un mese, tanto tu non lo devi documentare, devi solo saperlo. Quindi qual è la mentalità oggi? Allora, formalmente ha detto: abbiamo eliminato il documento programmatico, quindi risparmi, quindi liberalizzazione, quindi semplificazione. In realtà le misure minime non le ha tolte, le misure minime ci sono, le sanzioni sono anche più pesanti, non ha tolto nulla, anzi ha tolto uno strumento di tutela dell'azienda che fotografava semplicemente quello che noi tanto dobbiamo fare. A tale proposito, alcuni giuristi ovviamente si sono interrogati, anche leggendo gli ultimi articoli, diciamo, al seguito di queste semplificazioni. Dicono, cosa dicono allo stato dei fatti? Il titolare deve provvedere a redigere un singolo documento o un regolamento, non lo chiami più DPS, se non lo vuoi chiamare DPS, ma lo chiami come vuoi, il regolamento per la protezione dei dati, o comunque un documento interno aziendale utile anche in sede giudiziale come riscontro documentale completo, che a fini di certificazione
dà atto che la società ha correttamente adempiuta le previsioni del garante del decreto legislativo 196 del 2003 e che deve essere esibito o scritto male in caso di ispezioni. Quello gli diamo, non altro, non lo facciamo accedere alla nostra realtà, alla nostra struttura. Inoltre è bene evidenziare che nel nostro paese vi sono anche, attenzione, specifiche normative che effettuano espresso rinvio alla disciplina in materia di e questo secondo me si è dimenticato in Monti. Basti pensare, chi è che conosce il decreto legislativo 231 del 2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, che all'articolo 124 bis disciplina in materia di delitti informatici e di trattamento illecito di dati, sia i relativi reati in materia di diritto penale e le relative sanzioni. Facciamo un esempio: in relazione alla commissione di alcuni delitti previsti da questi articoli, si applica all'ente, dopo che li elenco, la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote, dopo le quote vanno in base altro criterio. Con riferimento quindi a ciò, il modello 231 aziendale pertanto in genere disciplina la mappatura dei possibili rischi di reato e quindi anche in materia di privacy. Se noi abbiamo questo documento stiamo a posto anche per quest'altra normativa. Quali sono questi rischi di reato che ovviamente rimangono e bisogna documentare come e quante misure adottiamo? Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, non vi sto a elencare che significa, adesso non abbiamo tempo. Accesso abusivo ad un sistema informatico telematico, l'esempio che facevo prima. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere il sistema informatico. Io mi ricordo un caso di un'azienda in cui un collaboratore era stato scoperto che praticamente lavorava per la concorrenza. E il datore di lavoro, quando si è accorto, l'ha licenziato. Quando l'ha licenziato, questo che ha fatto? Già c'aveva sentore questa cosa, ha portato via tutti i dati. Dei clienti, ancora di via dicendo, se li ha portati via. E la dati alla concorrenza, non me lo ricordo, non c'aveva le misure minime di sicurezza, questo aveva un accesso indiscriminato a tutto, faceva come voleva. C'è stato questo, hanno risolto in maniera diversa, non contenziosa, però grosso rischio per l'azienda. Non è che se è stato reintrodotto in azienda, questo è rimasto dopo la concorrente. Intercettazione, impedimento, interruzione illecita di comunicazioni informatico o telematiche. Tutti i tipi di reati legati e che riguardano anche la privacy. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatico o telematiche. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico. Danneggiamento di sistemi informatici o danneggiamento di sistemi pubblica utilità, sono tutti reati. Frode informatica del certificatore di firma elettronica, sono solo alcune delle molteplici domande, quelle che ci siamo fatti prima, che sorgono solo se ci si avvicina senza impostazioni preconcette, con completezza di prospettive, alla semplificazione che è stato oggetto di analisi in questo incontro. Forse sono le stesse domande che si sono posti a veduti titolari del trattamento che, indipendentemente dall'articolo 45 del decreto semplificazioni, stanno sempre più numerosi, rispondendo in maniera lungimirante con la scelta di continuare comunque ad adottare, magari chiamandolo in un altro modo, esempio regolamento per la protezione dei dati, un documento però non più obbligatorio ma l'indubbia utilità per la gestione delle proprie politiche di sicurezza a garanzia dei loro dati e di informazioni. Con questo concludo, mi sembra di essere stato chiaro, non ho eliminato, questa è la norma, oggi dice non c'è più l'obbligo, però ci sono tutti questi rischi. Io sfido chiunque, se non fa un corso di informazione e formazione sulla privacy, a sapere
queste cose e ogni anno a saperle. Siamo arrivati a che ora? 10 e 20. E 20. Completato il quadro del decreto semplificazione di Monti, se ci sono domande rispondiamo, sono qui per questo. Praticamente non è cambiato niente, solo che non si presenta la data certa. Non si presenta più il documento programmatico sulla sicurezza. Però lo compili lo stesso perché ti serve come anche perché voi comunque ce l'avete già comprato come sistema. Cioè,